sua. E tu lo rifaresti? Così termina il film che lo vede per la prima volta impegnato come regista. Perché questa scelta di finire, terminare il film con una domanda? Perché è una domanda lanciata anche allo spettatore. L'opera è chiusa, nel senso il film è chiuso, poi ci sono i titoli di coda, quindi non è un'opera, è sempre un'opera aperta, nel senso che c'è lo spettatore che deve un po' completarla e fare un lavoro ulteriore. Questa in particolare decide di chiudere con una domanda lanciata allo spettatore, cioè mentre noi ci chiediamo, ma Michele Grassadone, il protagonista del film, dopo tutto quello che gli è successo, rifarebbe da capo quel gesto, quell'evento che ha determinato poi la sua disgrazia, non so come dire, contemporaneamente, se rimane in sospeso, anche lo spettatore deve porsi la stessa domanda. Io, al suo posto, cosa avrei fatto? In questo senso è anche un po' un modo per suggerire una delle cose che dovrebbe fare, secondo me, un'opera, un film, un libro, cioè che lo spettatore, il lettore, partecipi dell'esperienza dei protagonisti dell'opera a cui ha assistito, mettendosi veramente nei panni, anche certe volte disordinati, terribili come in questo caso, e abbia un rapporto di vicinanza con le persone, i personaggi coinvolti nelle storie. Sul palco del Bifest ha portato La città ideale, prima e unica al momento prova da regista, però si potrebbe tornare a breve dietro la telecamera, o già è tornato? No, mi piacerebbe moltissimo. Ho fatto un piccolo video che si trova anche su YouTube, non so neanche come si intitola, credo Lettera agli amici lontani, era una piccola... diciamo, chiamiamolo un cortometraggio, ma non è un cortometraggio, insomma una operetta che mi ha proposto di fare Harry De Luca. Ha chiesto a dei amici, attori, registi durante la pandemia di fare un piccolo racconto, un po' come il Decamerone, lui lo chiamava il Decamerino. E c'è, come dire, la mia esperienza di isolamento, no? Con i figli che scorrazzano da tutte le parti, appunto, le vicissitudini che tutti abbiamo provato. Ho provato a raccontarli in questa cosa qui, una cosa molto piccola, però appunto il piacere anche di proporre una cosa personale, una riflessione personale. E poi mi è capitato di fare da allora il regista di teatro, però dietro la macchina da presa ancora non è successo, e mi auguro che succeda invece nel 2024, prima dell'estate spero di girare il mio secondo film. Tutti in città, scusami. Sì, a proposito degli amici di Accademia, oggi parlava di Fabrizio Gifuni, che è stato anche qui al Bifest, e parlava del mestiere dell'attore, di quanto sia a volte difficile entrare, sentire il personaggio, soprattutto al cinema. Lei cosa ne pensa? Quando si prepara ad un personaggio e poi gira la scena, lo sente dentro? Ma è dentro fuori è molto complicato, cioè diciamo che per lo più si usano delle metafore, si usano dei modi di dire per fare capire che tipo di esperienza si vive, però essenzialmente c'è qualcosa che somiglia molto all'esperienza dei bambini. Io quando vedo appunto i miei figli che giocano a guardie e ladri, il cowboy indiani, il dottore, l'ammalato, non so come dire, quando fanno le loro cose non gli chiedo, ma tu stai sentendo veramente? Eppure loro lo vivono pienamente, sono totalmente perduti nell'esperienza che stanno facendo. Quindi anche semplicemente recuperando una cosa, il gioco che fanno i bambini, c'è qualcosa che ha a che fare con la suggestione di un'immersione totale dentro quello che si fa. Nel mio caso più che io che entro dentro un'entità così è quello che cerco di fare è fare spazio. Cerco di evitare che sia io il protagonista della cosa e cerco di allontanarmi il più possibile e fare in modo che questa presenza, scritta da altri, dagli autori, dai registi così, affiori a partire dal mio corpo, dalla mia voce, dalla mia sensibilità.
tutti a Bari la ricordano per il barese non barese di mio cugino, di Poggiallegro, sì, esatto. Mio cugnato, sì. Questo ritorno in città, c'è qualche ricordo che è riscattato? Beh, tantissimi, cioè il crudo soprattutto. Il crudo all'inizio io ero molto diffidente perché dicevo, no, è impossibile, si mangiano le cozze crude, come si fa? Cioè, eh? E invece sono fai anticorpi, dicevano, fai anticorpi, così. E quindi poi a poco anch'io, poi c'era come guida, c'avevo Sergio Rubini che mi portava in giro, quindi più che altro le serate passate con lui nei magnifici ristoranti, nelle trattorie baresi, dove si mangia benissimo, e poi le cime di grappa che mi piacciono moltissimo, quindi le orecchiette, quindi il cibo in particolare. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Ciao.